Dopo le polemiche dei giorni scorsi sull'organizzazione degli eventi nei locali del centro e del lungomare, è intervenuta la Giunta ieri approvando una deroga acustica che ha lo scopo di innalzare i decibel consentiti. Quindi l'atto è un'eccezione al limite del rumore. Allora, la tolleranza è sempre quella. Diamo un'informazione corretta. Non ci sono state delibere madri. Ci sono state le tre delibere che cita Santorelli, sono analoghe e hanno dato una deroga acustica a o eventi comunali come quella del 2011 o a gruppi di eventi dei privati. Quindi lo stesso lavoro che si fa oggi. Non c'è nulla di nuovo rispetto ad oggi, ha proseguito l'assessore Stefano Marcheggiani. Anzi, noi abbiamo fatto solo uno sforzo in più con la deroga, che riguarda solo alcuni periodi e determinate fasce orarie e che stavolta è generalizzata. Quindi gli esercenti che rientrando in quelle zone con quelle fasce orarie potranno già avere una deroga acustica deliberata, ma gli altri permessi, per esempio si è tanto parlato di spettacolo danzante, per lo spettacolo danzante bisogna rispondere alle normative nazionali, fare le domande e questo è sempre stato. Quindi lo dico perché non vorrei che qualche barista incappasse in errori e venisse sanzionato da forze che non sono manco quelle dei vigili urbani necessariamente, perché può essere la finanza, i carabinieri, e io vorrei veramente evitare sanzioni. Ci sono regole da rispettare, c'erano anche prima, non è cambiato nulla. Questa dà una mano, questa deroga generalizzata, però riguarda i decibel. Tutto il resto, occupazione suolo pubblico, spettacolo danzante, ha le sue prassi perché sono leggi nazionali. Quindi una collaborazione totale dell'amministrazione in questo, perché vogliamo aiutare gli esercenti, però nella chiarezza, senza dare false informazioni. Dire che a Fano non si balla credo che sia una brutta immagine di questa città. Si può ballare come, chi lo può già fare lo fa tranquillamente, chi si vuole attrezzare per farlo anche una passata deve fare i passaggi necessari per legge.